Buonasera, ovviamente questa clip la sto facendo di sera, per cui voi non so se lo vedete di pomeriggio, di sera, tardi, eccetera, per cui vabbè, comunque ciao a tutti. Allora, questo è l'ultimo vlog del 2022, per cui sarà l'ultimo, poi da gennaio inizieranno i nuovi vlog, anche se due li ho già registrati, che sono quelli per i regali di Natale e un altro che è praticamente l'unboxing della macchinetta. Per cui già due video li ho registrati e andranno prima, la prima settimana, diciamo dopo, sì, prima della Befana. E, per cui in questo vlog vedete tanti piccoli pezzi, tante clip diverse, uno diverso dall'altro. Anche perché non sono riuscita a registrare un vlog intero, non sono riuscita a registrare come volevo, per cui vedete delle clip di Natale, che ho festeggiato a Natale, vedete gli acquisti che ho fatto nel mese di dicembre. Praticamente tutte le clip che vedete sono nel mese di dicembre, ogni giorno clip diverse. E ho deciso di non registrare, diciamo, tutto quello che ho fatto, per cui, perché così almeno vedete, nell'anno nuovo vedete come si deve, le cose che devo farvi vedere. Non in questo mese di dicembre. Anzi, da quando sono entrata nella casa nuova, c'è stato un blocco, anche perché, vabbè, certi lo sanno, solo che a me mi fa male il braccio, devo fare un po'. Non voglio spoilerare niente nella casa nuova, perché poi piano piano la vedete nei vlog, anche perché poi ci sarà l'home tour, comunque. Dopo che io sono entrata in questa casa qui, c'è stato un blocco, cioè non avevo più voglia di registrare i video, non avevo più voglia di registrare niente. Il mio pensiero era puntato di lasciare i social, nel senso non fare niente sui social, non registrare, non riprendere quello che facevo prima, come ho fatto su Instagram, che chi mi segue sa che ogni cosa che faccio in giro avevo sempre il telefono e riprendevo quello che facevo. In queste 2 o 3 settimane, no, è cambiato il mio umore, è cambiato un po' qualcosina, per cui non avevo più voglia in queste 3 settimane di registrare ogni cosa che facevo, ad esempio montare i mobili, farvi vedere quello che facevo in casa nuova, oppure andare in giro al supermercato, vi facevo vedere questo. Non volevo fare queste cose qua. Per cui ho pensato di prendere questa pausa sui social, stare da sola, in poche parole, con i miei familiari, eccetera, e stare un po' lontano dai social. Tranne, vabbè, l'ultimo giorno, che è stato il 20 di dicembre, molti lo sanno, perché per chi mi segue su Instagram e per chi ha visto due video brevi di 15 secondi sul mio canale, lo sa benissimo cosa è successo. Per cui calcolate che il 20 dicembre ho registrato due video e in quel giorno è successo l'era di Dio. Cioè, nel senso che mi è mancato mio nonno, non c'è più, per cui poi a gennaio vorrei fare un video anche dedicato a lui. E diciamo che dopo dal 20 di gennaio la mia vita sta un po' cambiando, sta cambiando tutto e appunto non volevo più registrare, non volevo più stare su social, neanche su Instagram o tantomeno su WhatsApp. Io di solito WhatsApp lo uso per parlare con qualcuno, con amici, parenti, eccetera. In quelle 2 o 3 settimane, a fine di dicembre, non ho più voluto fare niente. Per
per questa cosa che è successo, che è mancato un mio familiare. Calcolate che i due video che ho fatto, che avete già visto, poi non so chi l'ha visti, ho scritto anche la data e in più ho anche messo un video di Gratta e Vinci che non l'ho finito di registrare. Certi si sono accorti, infatti ringrazio le persone che mi seguono veramente, che si sono accorti del video che ho registrato, che l'ho chiuso subito e non sono andata avanti a continuare. In più, quel video era un po' sottosopra perché ho anche sbagliato, non mi sono accorta che avevo vinto, vabbè, 3 euro e ho ricevuto commenti negativi che non hanno capito proprio un cavolo. Ma quel video non era riferito ai Gratta e Vinci. Cioè, l'ultimo video era praticamente riferito che anche se ho registrato quel Gratta e Vinci, non ero in sé, non ero io, perché è successo quella cosa lì, per cui stavo male. E facendo, anche se ho fatto quel video, volevo far capire alle persone che l'ho registrato in quel momento in cui è successo quella cosa, quella notizia brutta. Molte persone non l'hanno capito e ho ricevuto commenti proprio che tanto ve lo farò vedere. E ci sono rimasta veramente male, perché un po' di rispetto ci vuole sempre. E tantomeno non me l'aspettavo che molte persone non capivano quel video. Perché? Ho pubblicato il Gratta e Vinci anche se ho vinto 3 euro. Comunque, vabbè, per cui questi sono stati gli ultimi due video che avevo registrato. Poi mi è crollato il mondo addosso e ho fatto molta fatica a registrare. Per cui tutte le clip che vedete in questo vlog sono registrate molto prima del 20 dicembre, prima che succedeva questa cosa di mio nonno. Per cui sono clip diverse, che sono le 2 settimane di dicembre. Per cui adesso vi lascio tutte le clip. Scusate se sono clip molto diverse, ma le ho registrate. E anche se un vlog così, volevo salutarvi, concludere qua l'ultimo video di questo anno di merda. Scusate, ma è stato veramente un anno di merda e tantomeno un proprio fine anno, proprio di botta, ma proprio di botta. Tante cose sono successe che se riesco ve le dirò, se no terrò, diciamo, qualche cosa, molte cose private, ovviamente le terrò. Perché poi ci sono gente proprio di merda sui social che non capiscono niente. Scusate se questo vlog durerà tanto, ma appunto è l'ultimo vlog di questo 2022. E a gennaio, adesso non so, adesso vediamo se faccio passare una settimana, diciamo, di pausa oppure continuo subito, vi già metto i due video che ho già registrato, non lo so perché devo ancora capire come diciamo sbloccare questa situazione e continuare a essere quella di prima e quello che facevo, anche se è molto difficile, certi capiranno cosa voglio dire. Per cui niente, io vi lascio le clip e ci vediamo nell'anno nuovo, per cui io vi auguro un buon anno. Che se volete vedere come lo festeggio, per modo di dire, ma tanto non lo festeggio come facevo tutti gli anni, vi aspetto sul mio Instagram. E come sapete, io quest'anno il Natale, le feste non le ho festeggiate come festeggiamo ogni anno, le ho festeggiate molto diverse. Infatti, due clip ve le metto in questo vlog che vedete come sono state le mie feste, per modo di dire, perché alla fine non abbiamo festeggiato per quello che è successo. Io vi saluto e buona visione, buon anno nuovo. Spero che almeno l'anno prossimo sarà migliore di questo.
niente, io vi saluto così. Al prossimo video. Vi faccio vedere cosa ho comprato all'IKEA. Allora, parto il sacchetto perché non mi ricordo dove l'ho messo, l'ho ricomprato di nuovo. Ho preso queste, che sono le ciotole, cioè sono i contenitori per mettere la pasta, il cibo e tutte queste cose qua. Era fatto così, spero che si vede perché c'è il sole, ma non so se si vedono le cose. Io l'ho preso verde, fatte così. Poi ho preso questi, che sono per appendere i vestiti al muro, e sono a forma di sedie. Ovviamente poi lo farò vedere in un altro video, quando le ho attaccate su al muro. Sono carine perché adesso non so se si vedono, ma sono fatte così. Sono tre diverse dall'altra, ne ho presi solo tre, e per mettere le giacche così. E ho preso questi, che sono molto carini. Poi ho preso questo, che è per chiudere tipo i sacchetti, il cibo. Questi qua sono comodi, ne ho preso uno. Poi semmai ne prenderò altri. Poi ho preso questo, che è per la pizza, oppure anche per l'affettato. Praticamente il legno e gira anche. Vabbè, adesso non c'è il tavolo, sono sul pavimento comunque. Questo è quello che gira ed è fatto così. Fatto così. Ovviamente poi da pulire bene, comunque, per mettere affettati o anche la pizza, così almeno può anche girare. Abbiamo pensato a quello. Poi ho preso ciotola, questa qua, questa qui per tipo la verdura oppure l'insalata. Poi ho preso questo per il sale, questo qua, che può essere utile, che non ce l'ho. Ho preso il cucchiaio in legno, non so perché, ok, questo. E poi qui ho preso la cesta per la biancheria, perché giustamente c'è, non proprio cesta. Sì, un cestino per mettere la biancheria, che è grigio, fatto così, di plastica, per il momento che non ce li ho. Poi ho preso questi sono per appendere anche queste, le giacche, però le puoi chiudere, le puoi appendere ma le puoi anche chiudere.
ho preso questi qua. Poi ho preso un'altra ciotola, però questa volta l'ho presa in legno, fatta così. Questa in legno, che sta bene anche così. Poi altra ciotola, questa però più grande. Ho preso una ciotola così grande. Non so perché si vede male, ma comunque ciotola uguale a questa qua. E poi ho preso le candele, perché devo trovare quella giusta per metterlo lì, in quel centrino. E credo che questa candela qua dovrebbe andare bene. Adesso lo apro e poi lo guardo. E niente, ho preso questi qua. E basta. Queste sono tutte le cose che ho preso. Lo scontrino, non ho capito perché sono due. Ah, perché poi ho preso anche il salmone. Il salmone quello lungo. Il salmone quello lungo l'ho pagato 10,95 euro. In più ho preso anche una salsa per fare l'antipasto. In totale 13,90 euro con la salsa 2,95 euro in totale. Questo. E poi invece questo è il prezzo totale di quanto ho speso. Allora, questo sono 109,65. Ho speso questo. Ovviamente ho preso anche i tappeti, che ve li faccio vedere adesso. I tappeti per metterli fuori. E vabbè, i prezzi sono questi. Non so se si vedono. Se poi volete sapere i prezzi, ve le dico. Comunque niente, non è neanche tanto. Comunque questi qua sono i prezzi. Non so perché non si vede. Questi qua. Questi sono i prezzi, così li leggete anche voi e sapete quanto costano. Ovviamente poi, se volete che io vi dico i prezzi, scrivetemelo qua sotto nel video, che poi vi dirò in un altro video i prezzi come si deve. Adesso vabbè, vi ho fatto vedere solo veloce questi acquisti, queste cose qua, anche perché non so perché non si vede bene, dato che c'è il sole. Sì, sono per terra perché non ho, diciamo, ancora tavoli, eccetera. Comunque, volevo farvi vedere queste cose qua, così me non le posso mettere a posto. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato nell'altro vlog che avete già visto, ma non vi ho fatto vedere cosa ho preso. Sono andata da Mats Factor, che è il negozio cinese, quel pezzettino che avete visto. E ho fatto shopping, per modo di dire, due sacchetti. Allora, il primo è questo, praticamente è questo bidone qua, cioè bidone per mettere dentro la spazzatura in bagno, tutto lo sporco in poche parole, che dalla telecamera sembra un altro colore, ma in realtà è un grigio chiaro. Comunque quello, scusate il casino, ma fino a quando non mi arrivano tutti i mobili eccetera, ci stiamo un po' arrangiando, dato che è il primo giorno nella casa nuova. Allora, vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, ho preso, spero di riuscire, ok, questo, che cambiamo il pezzo della doccia per il momento, fino a quando non faremo il bagno nuovo. Ho preso questo qua, che poi vediamo, lo cambiamo. Poi ho preso questo, l'ammoniaca, questo qua. Cioè, io non l'ho mai usato, il mio ragazzo dice che va bene per il pavimento, per tutto, per cui me l'ha fatta prendere, io l'ho presa. Vediamo poi se funziona. Poi ho preso questo, il quasar per il legno,
che lucida con cera d'api. Voglio provarlo sulla porta che ho in legno e dato che mi serviva un prodotto per il legno, ho detto provo a prendere questo e vedere se è buono, se è ottimo. E ho preso questo qua. Boh, vi farò sapere. Poi ho preso il tappetino per il bagno antiscivolo. L'ho preso grigio perché dato che non so ancora come sarà il bagno, devo ancora decidere. L'ho preso grigio, infatti, tra il tappetino antiscivolo e il bidoncino per la spazzatura, praticamente tutto grigio. E per il momento lo userò per la vasca, dato che ho la vasca un po' rotta, userò questo per fare il bagno e poi vediamo, diciamo. Lo butterò quanto sarà strausato. Allora, il totale è 50 e 34 euro. Questi sono i prezzi. Pattinella di plastica 12,50, il tappeto antiscivo 5,50 euro, poi sacchetto, vabbè, 10 euro, moiniaca 85 centesimi, il quasar 2,59 euro e per adesso questo è già fatto. Invece qui ho preso con una mano un po' difficile, ma non ho il cavalletto perché mi si è rotto e poi nella nuova casa sto cercando di mettere tutto nuovo. Comunque ho preso questo tappeto per il Natale, che adesso devo fare anche la decorazione di Natale, non l'ho ancora fatta e siamo al 14 di dicembre. Non ve la farò vedere come, diciamo, insieme, non la farò insieme a voi, ma ve la farò vedere già fatta, perché qua c'è ancora un casino, non è messo tutto bene, per cui vi faccio solo vedere come le posiziono. E questo è il tappetino di Natale con Babbo Natale scritto Buon Natale. Invece per il vetro ho preso questo che è l'adesivo con Babbo Natale e le stelline. Ho preso questo che lo attaccherò ovviamente nella finestra, che in balcone c'è ancora casino, ma piano piano si metterà a posto anche lì. Poi ho preso le tende, ho preso due rosse per Natale ovviamente, perché sono le prime tende che ho comprato. Ho preso anche l'asta, questo qua, il bastone per la tenda, perché ovviamente si è rotta la tapparella qua in sala. E allora, dato che è praticamente così, non è tanto bello vedere, diciamo, il vetro libero. E allora, a parte il casino fuori, allora ho deciso di mettere il bastoncino sopra con le tende rosse, vediamo se vanno bene, ci stanno, perché io ho preso, diciamo, la taglia più grande. Queste qui 14 euro qualcosa, sempre dai cinesi. Questa l'ha presa il mio ragazzo per mangiare, diciamo, farsi da mangiare e portarlo, come si chiama, al lavoro. Perché dato che non abbiamo ancora le ciotole di plastica fatte così, abbiamo solo quelle in vetro, allora queste servono per mettere il mangiare e portarla al lavoro. Poi ho preso la candela, che però non va bene per il centro tavola perché è un po' troppo grossa, per cui dovrò riprendere di nuovo la candela, ma giusta. E vabbè, la userò. Cercherò in qualche modo di usarla, ma di mettere sotto qualcosa. E poi questo ancora, gli adesivi erano gli ultimi due che c'erano nei negozi perché avevano finito tutto, con la scritta Merry Christmas, sempre Babbo Natale, le stelline e i fiocchi di neve, per cui ho preso questi due per attaccarlo alla finestra e li vediamo e basta. Ah, 1,50. Allora, il primo sacchetto che vi ho fatto vedere è 50 euro.
invece l'altro 71,10. Per cui il bastone per la tenda 16 euro, le tende 14,90 euro l'una, gli sticker Babbo Natale 3,50 euro e l'altro 4,50 euro. Poi la candela 2,50 euro, il tappeto 8,90 euro e vabbè, poi si capisce. Questo è il prezzo. E niente. Adesso metto a posto, perché avevo sistemato bene il tavolo per farvi vedere anche queste cose qui, metto a posto e niente. Comunque per il momento non vi spoilerò la cucina, perché piano piano lo vedete nel video, nel vlog che continua. E niente, queste sono le cose che ho comprato e che devo ovviamente comprare. Ah, poi ho comprato lo stendino per... aspetta, ve lo faccio vedere, così almeno c'è ancora casino. Lo stendino per la biancheria, questo qua, per cui ho comprato questo stendino qua per il balcone. E niente, volevo farvi vedere questo perché adesso ci sono ancora gli scatoloni, c'è un casino la Madonna qua dentro in cameretta, che sarà un po' difficile registrare qua dentro, ma vabbè. Comunque, siamo a buon punto. Niente, continuo di fare il vlog. Non mi ricordo se questo qua l'ho fatto vedere. Comunque ho comprato anche questo kit al risparmio casa, dove ci sono praticamente tutto di plastica, dove puoi mettere spazzoline, saponette, anche un po' di trucchi, eccetera. Così almeno adesso li sfrutto, tranne questo, che lo userò poi per i trucchi. Invece gli altri tre li sfrutto adesso. Dato che il bagno non è nuovo, per il momento posso sfruttare questi qua. Comunque è carino, l'ho pagato forse 3 euro.
questo.